Buongiorno ragazzi, primo appuntamento del venerdì, siamo su eFootball, sono Tuffo Mix e siamo tornati in Divisione 5. Sì, purtroppo le ultime partite che abbiamo fatto in Divisione 4 non sono state all'altezza delle aspettative e siamo stati retrocessi. I nomi, cos'è quell'uno in nome ragazzi? Non riesco a capire, 1-1, ah, il gioco bonus. Andiamo a battere il rigorino della giornata, come sempre, abbiamo appena aperto, abbiamo preso i punti, le 10 monetine in regalo e altre cosette varie. Ma andiamo ora a battere il rigorino della giornata e vediamo di sistemare anche questa storia e non pensiamoci più a tutto il resto. Angolino, vediamo, grande. Castolo non sbaglia più da un po' di tempo, sta andando sempre bene. E andiamo, avviciniamoci all'area di rigore. Intanto ragazzi, un ringraziamento a tutti quanti voi perché siete sempre presenti nei miei video, siete sempre nel mio canale, vi ringrazio per le vostre visual, quello che fate per il football e le condivisioni, i commenti, le vostre iscrizioni, grazie mille. Ho visto che anche l'ultimo contenuto che ho portato, Top Spin 2025, sta avendo buoni riscontri, sono contento che vi piaccia. Se attualmente vedo che continua a avere delle visual e dei commenti positivi, magari vedrò di continuare questa avventura anche col tennis, che è un gioco che piace, una simulazione che piace. Quest'ultima creazione, poi diciamo che dopo tanti anni che finalmente è uscita, sembra fatta abbastanza bene, anche se non ha tutti i professionisti del momento, manca addirittura il nostro Sinner, però ragazzi, manca Djokovic, il numero uno al mondo. Però il gioco diciamo che è fatto bene, vedo che vi piace e magari lo portiamo. Abbiamo preso allora intanto il premiuzzo qua, manca pochissimo arrivare all'ultimo a portiere per prenderci 50.000 GP come sempre. Ma adesso vediamo un po' cosa avevo da fare in questo campionato. Lasciamo il tennis a parte, entriamo nel mio schema di gioco, nella partita, nel campionato. Ho rimesso con contrattacco, ragazzi. Oh, campionato italiano, grande, che c'è di bello da fare qua? Partite del campionato italiano, c'è da fare qualcosa di nuovo, cosa si vince? Sogni, eccolo qua, campionato italiano, ce l'abbiamo. Con l'intelligenza artificiale, esatto, quindi si giocherà contro chi ha la PlayStation, chi ha l'Xbox, chi ha il PC, si giocherà contro l'intelligenza artificiale e ovviamente ci sono dei premi, esperienza, allenamento di esperienza da 10.000, va bene, per il momento siamo stracarichi di queste cose, evento sfida Legend, va bene, poi dopo magari con calma lo faremo a tempo perso, ma noi siamo nel campionato italiano, nel campionato di eFootball, nelle divisioni, come vi ricordavo siamo finiti in divisione 5, siamo ritornati indietro, infatti adesso qua manca la partita, ma anche se la vinciamo andiamo al massimo a 11 e servono 12 per restare. L'ultima l'abbiamo perso 1-0 contro il Milan, ragazzi, una partitaccia, abbiamo giocato male. Saltiamo il tutto e torniamo direttamente nella nostra divisione 5. Intanto vi ricordo in descrizione, come sempre, il link alla playlist, se avete perso qualche episodio che magari ci tenete a rivederlo o guardarlo per la prima volta, il link in descrizione. In descrizione trovate anche il link alla community che porta il nome di eFootball Italia Community. C'è un po' di tutto, varie sezioni, sia per chi gioca con la PlayStation, con la Xbox, con la PC, come maxare i giocatori al massimo, come fare i moduli, le squadre migliori, o come usare il modulo, come usare le tattiche, come usare questo, quell'altro, ragazzi, c'è un po' di tutto. Vi consiglio di farci un salto. Se voi cliccate direttamente il link che c'è in descrizione, vi si apre Telegram, che è gratuito, e andate direttamente dentro alla community e poi per poi scegliere la sezione che più vi interessa. Vi ricordo che è gratis anche la community, quindi fateci un salto, tanti amici simpatici per poter giocare insieme, anche si possono anche organizzare partite amichevoli, coop, tornei, eccetera. Ragazzi, direi di cominciare. Abbiamo la nostra formazione solita che è questa. L'ho rimesso con contrattacco, difesa 4. Vediamo se regge. Poi arrivate, se non regge, ritorniamo immediatamente alle altre formazioni. Che vi ricordo, abbiamo varie squadre, varie possibilità, elenco schemi di gioco, eccoli qua. Oltre ovviamente a avere questa che è un 4-3-1-2, abbiamo possesso palla con Guardiola che ci dà un 4-2-1-3 e poi abbiamo sempre con Guardiola possesso palla ma con un 4-3-3 questa volta e poi abbiamo un contropiede veloce, questo con un 4-3-3 che sembra anche abbastanza buono. Però adesso ragazzi ricominciamo da qua, ricominciamo contro attacco, vediamo se si riesce a fare qualcosa di positivo.
andiamo nel matchmaking, intanto che vi ricordo di andare a trovare i nostri amici youtubers, quelli che portano questo gioco sui loro canali, ovviamente su YouTube portano Evolve 2024 e sono Le Burneo, The Last Days, Alessandro Gamer, Ale Benio 86, quattro simpatici youtubers, bravi anche a giocare, molto bravi a giocare, simpatici. Vi consiglio di fare un salto, andare a trovare, poi magari sarete voi a decidere se seguirli oppure no. Vi consiglio anche di andare a trovare altri due amici, Squalo Calcio e Lupo del Tubo, che non portano il football, portano altre simulazioni, anche giochi di avventura, di azione. Comunque ragazzi, andate a trovarli perché sono simpatici anche loro. Tutti e sei sono linkati nella mia sezione canali. E a questo punto giochiamo contro 636, deve essere un modulo alla Canà, mai visto, 6-3-6, 6 difensori, 3 centrocampisti, 6 attaccanti, direi che è un modulo abbastanza inusuale. E vediamo un pochino le maglie, credo che manterremo queste, bianca per noi e la maglia blu-grana per il Barcellona, solita maglia questa del Barcellona, sembra quasi il Bologna, ma non diciamo cagate. Allora, andiamo avanti e vediamo subito di mettere un po' giù la formazione. Loro giocano con Lewandowski, Mbappé, Rafinha, Neymar, Bernardo Silva, Bellingham, Pedri, De Ligt, Rudiger, Bastoni, Neuer. Difesa 3, immagino, per loro. E poi li andiamo a vedere con calma più tardi. Noi abbiamo Messi e Lautaro davanti, Ronaldinho dietro le punte, con Çalhanoğlu, Martinez e Beckham. Vediamo se al posto di Beckham abbiamo qualcosa di meglio. Dio, ci sarebbe anche Rijkaard, Ambrosini, però sono tutti Musiala, è un buon Nedved, ragazzi, io metterei Nedved al posto di Beckham perché Nedved ha anche la freccia verde, quindi va bene. In difesa Maldini e Ferrer, davanti a Schmeichel, sui lati Costa Curta e Bergomi, terzini difensivi, ovviamente li teniamo lì. In tribuna vi ricordo che abbiamo anche Baggio, Maradona e tanti altri che però al momento non stiamo sfruttando. Direi che Cruyff, Rummenigge, Battistuta e Ronaldo sono quattro valide alternative all'attacco, come Musiala e Ambrosini, Rijkaard e Beckham a centrocampo. Anche Kimmich può essere una valida alternativa perché abbiamo un solo mediano, ragazzi, ma la difesa Kimmich, però potremmo anche metterlo terzino destro perché lo sopporta benissimo questo ruolo, va bene, non ha importanza. Aldair come secondo difensore aggiunto in panchina. L'avversario dicevamo che gioca con davanti con Lewandowski, Mbappé e Rafinha, Neymar e Bernardo Silva dietro che spingono, ovviamente con Pedri e Bellingham che spingeranno un bordello, perché Bellingham sapete benissimo che ha la predisposizione all'attacco, almeno nella realtà, qua non sappiamo. Difesa 3, difesa 3 ragazzi, senza mediani, quindi c'è quasi un buchetto davanti lì, e De Ligt, Bastoni e Rudiger. Si potrebbe provare a fare qualcosa di positivo, ma adesso andiamo a giocarci la partita. Ragazzi, mi raccomando, fate un tifo scatenato, tirate le mortadelle, i salamini e il prosciutto in campo, in maniera che l'avversario si distolga un po' dalla partita e riusciamo magari a fare qualche gol, che ne so, ma tentiamo tutto per tutto. Siamo in divisione 5, ragazzi, bisogna andare subito in quarta di filato. Oh, c'è anche l'inno. Partita importantissima, giochiamo fuori casa, quindi occhio all'attacco avversario. Lewandowski è uno che corre, quindi subito un attacco in difesa per evitare di subire un gol, subito così, Partire con il piede giusto può dare quella scarica di energia e ottimismo di cui una squadra e i suoi tifosi hanno sempre bisogno. Oltre 100.000 persone in festa accolgono una delle squadre più nobili del calcio mondiale. Signore e signori, siamo sbagliata. A Barcellona e questo è lo Spotify Camp Nou. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Barcellona e Internazionale di Milano. Ho sbagliata io. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi. Ah, peccato. In America e fare male, ma l'hanno sciupata. Scodelli, va bene, avanti. Cos'è? Fallo subito. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. L'avversario fallottico, ragazzi, bisogna punirlo subito. Vediamo. A cazzo, che fa? Lo butti per terra così? Lo butti per terra in questa maniera? Lo butta per terra così, va bene. Passa il pallone, però male. Prova con una palla filtrante, ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Bravo. Occasione per il contropiede. Palla a cercare la profondità. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Cross di Rafinha.
Dai, ma che cazzo fai? Ma cosa fai, portiere di merda? Ma non si può. Eh sì, fai la risultanza. Primo gol dopo un secondo fa la risultanza questa. Ma che cosa fai, portiere di cacca? Ma non puoi, Michael, farmi fare queste cazzate qua. Sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Riceve in aria. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. La giocano rapida nello stretto. Oh. Cross sul secondo palo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Lautaro Martinez ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Si ferma qui la manovra. E passa. Ma dai, ma correte, oh! Ragazzi, non va mica bene così, Non va mica bene giocare in questa maniera, In area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Cerca spazi in avanti. Neymar. Dai, ma sbarazzo dell'avversario. Attenzione, può andare in porta. A questo punto della partita hanno deciso di pensare più alla fase difensiva, assumendo un atteggiamento più prudente. Pedri ruba palla in modo magistrale. Dai, arbitro, che cosa fai? Oh! Ammonire questo, Lewandowski, cacciarlo giù. Questa è l'ultima, lo fai un po' troppo fallottico. Dai, basta, ragazzi, cerchiamo di andare su perché qua la vedo grigia, La vedo grigia, dobbiamo cercare di. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Mbappé, il pallone per Neymar. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. Ottimo senso Via. Della posizione, pericolo sventato. Prova ad allargare. Rafinha, che giocata in dribbling. Rafinha! Ma va, ma che cosa? Ma ragazzi, ma che partita di merda è questa qua? Ma che cazzo di partita è? Come cazzo è iniziata questa partita? Alla cazzo, ragazzi, qua il modulo non so se va a funzionare più qualcosa, Dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Ronaldinho, perfetta la parata. Cazzo, dai ragazzi, evitiamo di perdere qua, contro questa squadretta di morti di fame. Non si può mica giocare in questa maniera, ragazzi. Io mi sto già abbastanza innervosendo, vediamo un po' subito. Ah, miseria, Messi è basso. Messi, cosa vuoi fare? Avere lo spazio per il tiro, ma l'ha comunque trovato. Non poteva fare di più. Bernardo Silva sulla destra. Arbitro. La palla verrà rimessa in gioco. Mi sa di sì, Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Nedved sul pallone. Tocco morbido. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Verticalizza. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Oh. Neymar cerca la traccia in profondità. Trova un modo per passare. Vai a prenderlo, che cazzo aspetti? Niente fisica in questo frangente. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Bellingham. Lautaro Martinez. Costruiscono la manovra con sicurezza. Intervento bello ed efficace. Basta, Che cazzo è? Altro ammonito. Mi sa che qua sono un po' palloso. Invece di cercare di farli nervosire, cerchiamo di fare da qua, ragazzi. Di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. Proviamo così, ma non credo che vada dentro. Bel tiro! Sono andati vicini al gol.
rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Pallone morbido verso la fascia. Lautaro Martinez. Palla Çalhanoğlu. Può arrivare in po'. Attenzione al tiro. E vai! E la metto dentro. Grande. 1-0. 2-1. Çalhanoğlu ha riaperto la partita al 46esimo, ragazzi, lo so, tempo scaduto, va bene lo stesso perché l'importante è recuperarla, l'importante è recuperarla al 46esimo. Çalhanoğlu proprio sbarcato e ha tirato, grande, grande. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. Mbappé. Oh, ma rapido, c'è non fischia più qua, oh! Non si fa sorprendere. Cazzo, ha fischiato al 50esimo? Porca troia, ha messo 3 minuti di recupero? Pensavo meno, dai, forza ragazzi. Secondo tempo tutto da giocarselo, Questa gara abbia ancora tanto da raccontare, soprattutto se la seconda frazione di gioco dovesse riprendere così come si è conclusa la prima. Vediamo subito di attendere molto per scoprire come andrà a finire. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Già in azione con la seconda parte di questa gara. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. No, che caso hai tirato? Merdaccia seccola. La gioca in avanti con un filtrante. Va bene, cerchiamo di stare in attacco. Ronaldinho, Çalhanoğlu, pensa al tiro e ci prova. Madonna, questo struttore qua si è messo davanti. Dai, raga, dobbiamo fare il possibile per fare gol. Lo so. Vediamo di fare qualcosa. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Ecco Matheus, palla intercettata. Con questo sono 3 gli angoli della loro partita. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora 0. Vediamo quando finalmente arriverà la schermata buona, ok. Rifacciamo ancora così, vediamo se adesso si avvicina questo, ovviamente la facciamo lunga. Se ne occupa l'estremo difensore. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre. Sbagliata. Rafinha lo supera. Pedri. Prosegue il suo inserimento centrale. Colpisce. Dai, ma non è possibile. Ma che cazzo di gol di merda che fa questo? Ma che cazzo di gol di merda che fa? Ma che cazzo di gol di merda che fa, ragazzi, questo? Ma non è possibile un gioco di merda come fa questo così? Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Allungano le distanze con questo. Messi! Non è facile tornare in campo con una situazione di svantaggio così pesante. Però, se hanno qualche speranza di rimettere in piedi questa partita, lo devono fare subito. Attaccare questo secondo tempo con grande determinazione. Una bella giocata nello spazio. Prova ad andare, se ne va. Interviene di esperienza. Palla in avanti verso il compagno. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Ah, arbitro! Che cazzo, vaffanculo. Tocco filtrante, ma nulla di fatto. C'è l'opportunità per il contropiede. Punizione? Nessuna esitazione da parte del. È secondo? Brutto l'intervento, adesso inevitabile arriva anche la sanzione. No, il primo di Madonna. Dai ragazzi, bisogna fare. Ho ancora un po' di tempo per fare qualcosa. Vediamo di fare qualcosa qua in panchina. Ronaldinho è ancora forte, però possiamo fare così, ragazzi. Mettiamoci Rummenigge e Lautaro, ci mettiamo Cruyff per questo momento perché lo vedo un pochino più carico. Per il resto lasciamo tutto come sta. Dai, forza, dai, mancano ancora
35 minuti di tempo non reale, ma tempo della, del gioco, ma dobbiamo fare il possibile. Non possiamo sempre perdere anche la prima, ragazzi, divisione 5 contro un morto di fame. Non si può andare a perdere contro i morti di fame. Dai, su, ragazzi, diamoci un po' una mossa qua, vediamo di fare partire tutto qua, quello che devo far partire. Ok, perfetto, siamo a posto. Ok, cambio di giocatore, cambio di giocatore, no? Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Costa Curta serán sustituidos por Nedved. El dorsal 20 Griezmann. El dorsal 13. Brutta palla qui nella terra di nessuno. El dorsal 18 c'è Messi. Madonna, me l'ha presa sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche sono stati vulnerabili. E forse questo è il momento di cambiare qualcosa. Che ne dici, Luca? No! Prova a superare la difesa con un filtrante. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Palla buttata via, peccato. Allarga il gioco a destra. Ci prova con un pallone profondo. Regala una punizione in una zona insidiosa. Madonna che punizione. Da qua non è che fa fare gol facilmente. L'arbitro ha optato per il giallo e ha deciso di punire il suo intervento. Punizione interessante, le opzioni a disposizione. Messi. Che gol, signori, che gol! Che gol fantastico! Ragazzi, è andata la partita. Pensavo di recuperarla, è andata di brutto. È andato di brutto, ragazzi. Strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. E ha avuto subito un grande impatto. Oh! Ma non ne becco una, Come ma dai, ma corri! È stato un cambio veramente azzeccato. Ma che cosa fanno, ragazzi? Ma sono fermi. Sono fermi sulle gambe questi qua. Oh! Allora! Ma cosa fa? Ragazzi, non si muove più il gioco. Si impone nell'uno contro uno. Non si muovono più i giocatori, ragazzi. Non riesco più a muoverli. Interessante, in verticale. Non li muovo, ragazzi. Un attacco senza sforzi apparenti. Mancano solo 10 minuti. Dai, che cazzo fai? Ragazzi, non va mica bene qua questo gioco, Çalhanoğlu. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Palla a Rummenigge. Ragazzi, non si muove più niente, Non si muove più. Fa viaggiare il pallone in verticale. Rummenigge. Kraev. Nedved sul pallone. Pedri. Hernandez. Evita l'avversario con un dribbling elegante. Ragazzi, non riesco più a muovere i giocatori, non so cosa è successo. Messi. Guarda. Bernardo Silva. Fantastico questo gioco di gambe. Bernardo Silva salta e colpisce di testa. Ragazzi, non riesco a muovere niente, non so che è successo. I giocatori vanno dove cazzo vogliono, li muovo da una parte e vanno dall'altra, non riesco a capire. Va. Avrà 4 minuti di sconto. Cioè, tempo per recuperare palla. C'è Messi. Non riesco più a fare niente. Sfruttare la transizione. Palla filtrante per Messi. Oh, neanche questa qua me l'ha fatti tirare. Passaggio Graef. Ha sprecato una buona palla. Raga, mi dispiace, pensavo di iniziare meglio divisione 5. Iniziamo da schifo, l'avversario cosa fa adesso? Ha quittato? È classato l'avversario, ragazzi. Incredibile, ragazzi. Incredibile, perdevo 4-1, colpo di culo e c'è andata la partita vinta. No, questo, ragazzi, è una vergogna. Non meritavo sicuramente di fare i tre punti, ma l'avversario non so. Connessione debolissima probabilmente. Vediamo
sono curioso di vedere che cos'è l'avversario, ma neanche forte, ragazzi. Un giocatore di quarta divisione che però ci ha stracciato letteralmente, però alla fine ha perso la connessione ed è caduto. E ci è andata bene. Che vi devo dire, ragazzi? Ci è andata bene. Lasciate un like per il culo che ho avuto. Like, un culo. Due like, due culi. Non so, ragazzi. Fate quello che volete. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Costa nulla, l'iscrizione è gratuita. Attivate la campanellina, trovate da qualche parte nella mia homepage. Ragazzi, non lo so neanche cosa dire. Tre punti arrivati dal cielo. No, dal culo. Tupo Mizio vi saluta, vi dà appuntamento a più tardi. Alle 17 con un altro episodio. E poi, ragazzi, se vedo che vi piace Top Spin 2025, portiamo anche quello. Ciao ragazzi, alla prossima.